intanto complimenti per il locale e anche per l'iniziativa di questa sera con Blaze Bailey. E altri progetti futuri, che altri eventi possiamo venire a vedere? Niente, praticamente questa iniziativa è stata presa perché il locale si trova a Verona in centro, quindi non c'è niente di simile, diciamo, come iniziativa per fare e iniziare a portare quelle partite anche in centro storico. E quindi mi sono appoggiato praticamente tramite un manager che mi sta seguendo attualmente, che è qui davanti a me. Sì. E niente, questa iniziativa l'abbiamo presa insieme e abbiamo fatto questa apertura con il cantante che avete visto stasera, e quindi vorremmo portare avanti questo progetto, questa iniziativa, portando dopo in futuro altri artisti di certa importanza. Quindi ecco, la presenza di alcune persone stasera, insomma, e anche ricordiamo che è lunedì sera, quindi ecco, vi do la parola al manager che così vi spiega un attimino il percorso. Per cui è una nuova gestione in pratica questa, che esattamente. Volete iniziare un'attività di intrattenimento organizzando eventi a 360 gradi, per cui musica, e poi non so, visto che fate karaoke, mi sembra, noi feste, come così. noi come locale praticamente volete dare un indirizzo più la denominazione del locale è Tequila Chic Club. Noi nel calendario praticamente abbiamo diverse serate, però in particolare io che voglio parlare di questa registrazione e dei gruppi, diciamo, dove il manager mi sta seguendo, quindi sui gruppi musicali live, insomma, okay. Da diversi artisti, come l'artista di stasera, che sicuramente ci saranno altri artisti in futuro, e quindi io dedicherei praticamente a fare musica live al venerdì oppure quando è possibile e fare la cosa. Comunque passo la parola al manager che così spiega il percorso. Allora, abbiamo iniziato con una prima serata pilota, quindi vedendo il pubblico come rispondeva, anche perché Verona è una città molto difficile per il metal, qui non ci sono locali, è molto non esiste un qualcosa di veramente metal qua a Verona, bisogna sempre andare fuori, quindi io che sono venuto da fuori, quindi sono di Macerata, sono venuto a abitare a Verona, quindi ho voluto creare un qualcosa qua che non c'era. Un po' per me, un po' anche per tutto il pubblico metal che comunque sente la mancanza e deve sempre spostarsi, quindi sempre Bologna, Brescia, Milano. Quindi volevo creare un qualcosa qui e ho trovato Alberto, che ci ho parlato la prima volta e mi è sembrata una persona in gamba che ha capito quello che volevo creare io. E lui mi ha dato la possibilità di creare questa cosa qui al Tequila Chic, vedendo questa sera che comunque Blaze Bailey è un personaggio di spicco, sì, cioè. Sì, leggendario, insomma, sì. La storia dell'heavy metal, il cantante degli Iron Maiden. C'è qualche anticipazione? Dipende dal manager se vuole qualcosa. Adesso le anticipazioni non si possono dire perché sennò è troppo semplice. Però anche spazio, gruppi emergenti, gruppi, sì, sì, voglio dire, anche della zona. Sì, qui. Infatti il ragazzo che ha suonato prima, sì, che ha fatto la spalla a Bresveglio, che ringraziamo, è comunque molto bravo. Sì, avete un blues, sì, un blues classico, sì, molto interessante, sì. Ma ci saranno anche delle performance, diciamo, in elettrico, per cui con, sì, certo, batteria, sì, sì, certo, per cui voglio dire energia anche diversa, sì, da quella un po' intima. Sì, andremo dal heavy metal al doom, al black, al death, quindi toccheremo un po' spazio tutto, a queste sonorità più, sì, più energiche, insomma. Sì, in modo da creare, diciamo, un metal a 360 gradi per accontentare tutti e per divertirci tutti quanti, sì, perché comunque se piace il metal, piace tutto il metal. Sì, quindi bene, vedremo di organizzare qualcosa sempre all'altezza del locale e all'altezza dei veronesi e anche di fuori. Benissimo, direi complimenti e insomma noi con Best Magazine vi seguiremo. Perfetto, seguiteci e venite al Tequila Chic Club. Yeah.